Cari amici del gruppo Viva Scienza, vi porto con questo breve video il mio più caloroso saluto e vorrei ringraziare da subito tutto lo staff di Viva Scienza, in particolare Fabio Becchini, che mi hanno invitato a questo grande evento, ma ahimè ho dovuto rispondere a degli impegni e a delle difficoltà logistiche e non ho potuto raggiungervi, però ho voluto essere presente in qualche modo e quindi ho realizzato questo mio piccolo intervento video a cui vi porto i miei saluti e a cui vorrei appunto riflettere un attimo su quello che stiamo facendo e su quello soprattutto che state vivendo voi in questa giornata. Allora, Viva Scienza è una realtà davvero molto importante. Io l'ho conosciuta qualche tempo fa, ci siamo sentiti, sapete che oggi abbiamo questo potente strumento che è internet, e ho conosciuto questa grande iniziativa che vuole, diciamo, nelle intenzioni divulgare la scienza soprattutto in ambiti strettamente legati alla convivenza con gli animali. Allora, vediamo che sono ricorrenti frasi quali acquariofilia, terrariofilia, ornitofilia, ovvero tutte queste grandi attività di forte passione nei confronti degli animali. E vediamo in particolare che questo è quanto mai necessario e quanto mai utile, perché in questi ultimi anni soprattutto si è sviluppata una coscienza molto diversa nei confronti delle conoscenze degli animali. Noi siamo figli, diciamo, di un periodo storico, di un ventennio, un trentennio, che parliamo quindi degli anni 70, 80, 90, dove l'approccio che si teneva nei confronti degli animali era molto diverso da quello attuale. Io in particolare sono figlio d'arte in questo senso, voglio dire, mio padre era proprio un grande acquariofilo negli anni 80 e so bene la differenza che c'era tra la filosofia di allora e la filosofia invece che c'è oggi. Allora gli animali diciamo erano tenuti così, un po' come si poteva, e in base alle conoscenze. La divulgazione scientifica era ancora molto agli esordi e non era raggiungibile da tutti, ma soprattutto l'obiettivo primo degli acquariofili, dei terrariofili, degli ornitofili era quello di mantenere in vita e in salute gli animali. Oggi vediamo che questo è ormai acqua passata. L'approccio che si tiene nei confronti degli animali è cambiato radicalmente, e in particolare vediamo che c'è un'attenzione molto alta nei confronti delle nozioni scientifiche. Cioè, chi si avvicina ai mondi della terrariofilia, dell'acquariofilia, eccetera, via discorrendo, vuole conoscenza scientifica. E che cosa meglio di un'associazione, meglio di un gruppo di persone che intende divulgare nozioni scientifiche in merito, come Viva Scienza, questa realtà figlia del gruppo Terra Incognita, può adattarsi a questa richiesta, a questa filosofia che si è sviluppata nei nostri ultimi tempi. Quindi noi vediamo che in particolare oggi allevare un animale in ambiente domestico non significa più soltanto verificare di soddisfare le sue esigenze nutrizionali, verificare che non presenti patologie di natura clinica, infezioni, parassitosi, virosi, eccetera, eccetera, ma significa qualcosa di più, significa cercare di soddisfare tutte le sue esigenze biologiche. E questo lo si fa con la conoscenza scientifica, con la conoscenza di quelle esperienze avute dai ricercatori, che nella fattispecie sono biologi, sono naturalisti, sono medici veterinari, sono etologi, che diffondono conoscenza in merito. Appunto, prima vi dicevo che oggi abbiamo un potente strumento che i nostri padri non avevano, che è internet, e quindi noi appassionati di animali dobbiamo sentirci un po' in dovere di alimentare, di supportare questo, diciamo, questa filosofia che si tiene oggi nei confronti degli animali, ma soprattutto anche per un discorso etico. Oggi non è più ammissibile ignoranza in questo campo. Chi detiene degli animali in ambiente domestico, chi vuole allevare degli animali nei terrari, negli acquari, nelle gabbie, nelle voliere, deve avere conoscenza degli animali, delle specie e soprattutto delle loro esigenze specie specifiche e delle loro esigenze biologiche, cioè tutto quello che loro richiedono. E perché questi animali hanno delle richieste? Facendo un discorso molto generale e poi
giungerò a dirvi che cosa c'entro io in tutto questo, ma dovendo fare un discorso molto generale, noi dobbiamo conoscere come si sono evolute le specie animali che andiamo ad allevare, perché loro hanno sviluppato delle esigenze particolari. Ora, questo discorso è molto facile, forse molto più facile comprenderlo per quanto concerne per esempio l'attività dell'acquariofilia. L'acquariofilo sa benissimo che ci sono delle specie ittiche, cioè dei pesci, che si sono evoluti in acque molto fredde, pensiamo per esempio ai nostri salmonidi, e ci sono invece pesci che si sono evoluti in acque piuttosto calde, pensiamo ai pesci della Grande Barriera Corallina. Ecco, questa è un'esigenza fisiologica, il fatto di dover vivere obbligatoriamente in ambienti caldi o in ambienti freddi, proprio perché questi pesci hanno sviluppato una capacità, un metabolismo strettamente correlato all'ambiente in cui si sono evoluti. Questo è di per sé già il rispetto di una conoscenza delle loro esigenze biologiche. Ma questo era un po' l'attività che si faceva negli anni Ottanta. Oggi si fa molto di più, e si fa molto di più quando si cerca anche di rispettare quelle che sono le esigenze comportamentali. Perché è importante rispettare anche le esigenze comportamentali? E qui arriviamo un po' al mio ruolo in questa giornata che state vivendo. Allora, io sono un etologo, mi occupo di etologia e posso dirvi che in questi ultimi anni in particolare si è scoperto che il comportamento non ha un ruolo marginale nel raggiungimento del benessere degli animali in ambiente domestico. In particolare sappiamo che negli ultimi 30 anni si sono sviluppate molte conoscenze in fatto di comportamento, in fatto di benessere, e queste conoscenze sono state sviluppate molto in ambito zootecnico, ad esempio, ma anche nelle attività strettamente domestiche della terrariofilia, dell'acquariofilia, dell'ornitofilia, si è scoperto che il comportamento ha un ruolo determinante, cioè non è sufficiente garantire il completo appagamento nutrizionale e clinico, ma è importantissimo anche la copertura di quei fabbisogni che sono comportamentali. Gli animali hanno evoluto, e questo l'hanno fatto tutti gli animali, delle esigenze comportamentali che, se non vengono soddisfatte, causano degli stati di disagio, degli stati di malessere. Questo è particolarmente evidente in alcuni animali e molto meno evidente in altri. Per esempio, conosciamo benissimo tutti il cane e il gatto come rappresentanti di animali domestici, e le conoscenze in merito a questi animali sono molto elevate. Oggi si conoscono bene quali sono le loro esigenze, si conoscono bene quali sono i disagi che possono manifestare se queste non vengono soddisfatte. Per altri animali è un pochino più difficile. Animali di interesse biologico diverso, come per esempio i pesci, i rettili, gli anfibi, gli insetti stessi, gli uccelli, è molto più difficile comprendere quali sono le esigenze comportamentali, ma anche perché le conoscenze in merito sono ancora abbastanza ridotte. Ed ecco perché la figura dell'amante degli animali in questo senso risulta quanto mai importante e necessaria. Ecco perché VivaScienza soddisfa queste due esigenze, cioè l'esigenza di divulgare la conoscenza scientifica anche di questi animali, ma soprattutto mettere a disposizione delle persone che abbiano notevole esperienza con l'allevamento e la gestione in ambiente domestico. Alcuni animali allevati in ambiente domestico dimostrano degli evidenti disagi comportamentali. Io mi dedico ormai da alcuni anni allo studio delle esigenze comportamentali degli uccelli, in particolare dei pappagalli, e ho notato che esistono delle serie forme di comportamento patologico che dimostrano questo. In realtà non è evidentemente una cosa che ho scoperto io, ma ci sono già diverse pubblicazioni scientifiche in merito, ma le conoscenze sono ancora, diciamo, ad uno stadio molto pionieristico, molto limitato. Abbiamo in ambiente domestico degli animali che dal punto di vista nutrizionale, dal punto di vista clinico, risultano perfettamente sani, ma che in realtà non stanno bene. Uno dei disagi più conosciuti in ambito ornitofilo è la sindrome d'autodeprimazione dei pappagalli. Questa è una forma, una condizione patologica in cui gli uccelli si beccano e asportano il piumaggio
del proprio corpo. E sono state avanzate diverse ipotesi in merito, dalla compartecipazione di parassitosi, di batteriosi, di carenze nutrizionali, ma in realtà in questi ultimi anni ci si sta avvicinando sempre di più alla convinzione che a determinare questa forma patologica, che si manifesta appunto con dei pappagalli che si strappano completamente tutto il piumaggio dal corpo, possa esserci esclusivamente un disagio comportamentale. Quindi è necessario conoscere tutte le esigenze biologiche delle specie che andiamo ad allevare in ambiente domestico, e questo lo può fare soltanto, da una parte, la scienza con le sperimentazioni, con gli approfondimenti in merito alle conoscenze delle specie, ma lo devono fare anche e soprattutto gli appassionati, cioè gli ornitofili, i terrariofili, gli acquariofili. La scienza che si occupa dello studio del comportamento è l'etologia. L'etologia è una scienza moderna, nel senso che essa si sviluppa nel corso del Novecento, anche se poi in realtà vediamo che le considerazioni sul comportamento animale sono molto antiche, risalgono addirittura agli antichi greci, ma la costituzione della scienza propriamente detta risale al secolo Novecento. In questo periodo storico si scoprono diverse cose per quanto concerne i comportamenti, ma soprattutto, la cosa più importante, si scopre che i comportamenti rispondono alle dinamiche evolutive al pari di tutti gli altri organi. Ora, la scienza, la biologia aveva studiato lo sviluppo, per esempio, degli arti o lo sviluppo dello stomaco, aveva fatto degli studi comparati per cercare di capire come questi organi si sviluppavano tra le specie e come funzionavano. E l'etologia del Novecento ha scoperto che anche il comportamento si comporta, ecco, scusate il gioco di parole, ma anche l'espressione comportamentale degli animali si comporta allo stesso modo, cioè si evolve seguendo lo stesso criterio. Noi sappiamo che il comportamento è costituito da due grandi matrici, che uno è il comportamento istintivo e l'altro è il comportamento appreso, cioè le specie, gli animali, sviluppano comportamenti seguendo queste due strade. O i comportamenti sono istintivi e quindi vengono tramandati di generazione in generazione e sono conosciuti dagli individui a priori, come diceva Conrad Lorenz, cioè senza un'esperienza diretta, oppure vengono appresi nel corso della loro esistenza e quindi restano strettamente soggettivi. Sappiamo che l'apprendimento e l'istinto variano quantitativamente a seconda dei gruppi di animali, però non possiamo generalizzare in questo. Per esempio, verrebbe molto semplice pensare che i pesci, che apparentemente sembrano degli animali abbastanza semplici dal punto di vista comportamentale, ci verrebbe da pensare che siano meno evoluti etologicamente parlando. In realtà conosciamo delle specie che apprendono molto e che hanno dei comportamenti molto complessi, come le cure parentali, cioè il fatto di curare la propria prole, di dedicarsi alla crescita e alla protezione delle figliate, non è prerogativa soltanto degli uccelli e dei mammiferi, ma sappiamo che per esempio ci sono molti pesci come i ciclidi sudamericani, i ciclidi africani, che a partire già da una custodia viva, diretta, delle uova deposte, arrivano poi addirittura a curare tutta la loro prole, proteggendoli dai pericoli e aiutandoli nella crescita. Questi per esempio sono i ciclidi. Ma sappiamo che ci sono altre curiosità, ad esempio, i famosissimi pesci pagliaccio, pesci appartenenti al genere Amphiprion, abitanti delle barriere coralline, custodiscono le loro uova stringendo stretti rapporti con altri organismi, che nella fattispecie sono le anemoni di mare, creando quindi una simbiosi. Quindi vediamo che anche gli animali, che nell'immaginario collettivo sembrano essere quelli più semplici, in realtà hanno dei comportamenti molto complessi, e questi comportamenti vanno necessariamente soddisfatti anche in cattività. Questa attività risulta particolarmente importante anche per la società nel suo senso più generale, cioè diffondere conoscenza scientifica, diffondere conoscenza in merito a particolari specie animali, alza il senso di responsabilità nelle persone che le allevano. Quindi si promuove un'attività di tipo etico, no? Questo è molto importante soprattutto nei giovani, nei bambini, nei ragazzi, che saranno poi gli adulti del futuro. In particolare io ho avuto alcune esperienze in merito che si sono rivelate vincenti.
restando a stretto contatto con i bambini nelle scuole elementari e divulgando in modo molto semplice, in modo molto comprensivo, quella che è l'etologia, ad esempio, che è il mio settore, ho notato che i bambini rispondono molto bene a, diciamo, a questo approccio e maturano subito un senso di responsabilità negli animali. Quindi è un discorso anche etico e sociale, ecco perché è importante promuovere questa attività. E lo si fa con diversi aneddoti, basta raccontare delle volte delle storielle, anche divertenti, per accendere l'attenzione, beh, non soltanto dei bambini e dei ragazzi, ma anche degli adulti stessi, e maturare questo senso di responsabilità nei confronti degli animali che oggi dobbiamo tutti avere. Non è più ammessa ignoranza, non sono più ammessi maltrattamenti. Io racconto sempre una storia molto curiosa che mi è successa personalmente, beh, poi curiosa, conoscendo poi le particolarità biologiche della specie che adesso vi racconterò, forse è anche abbastanza scontato. Però io un po' di tempo fa ho avuto una stretta esperienza con dei fasmidi, di comuni insetti stecco, no? E li allevavo in una teca qua nel mio studio, ed è stato particolarmente interessante un determinato evento. La sera ho l'abitudine di dedicarmi un po' al pianoforte, suono, diciamo, non è che sia un musicista, però tra le tante passioni che ho anche quella del pianoforte. E il pianoforte era molto vicino alla teca di questi fasmidi. Mi sono reso conto, dopo un po' di sere, soprattutto quando questi animali, questi insetti avevano raggiunto già le dimensioni degli adulti, che quando suonavo delle canzoni che avevano delle note basse, delle note gravi, i fasmidi incominciavano a dondolare. Ora, così, a livello, diciamo, spiritoso, si potrebbe dire: stai suonando una melodia e i fasmidi si sono messi a ballare e a danzare su quella melodia. In realtà una conoscenza delle loro particolarità biologiche mi hanno fatto scoprire che gli insetti stecco, che tra l'altro hanno questa forma molto particolare proprio per mimetizzarsi negli ambienti in cui vivono, che sono chiaramente gli alberi, vegetali in generale, hanno l'abitudine di dondolare nel momento in cui percepiscono determinate vibrazioni che in ambiente naturale corrispondono al movimento dell'albero in cui essi sono, in cui essi stazionano. Quindi probabilmente, chiaramente non ho la certezza scientifica di quello che sto dicendo, ma probabilmente le note gravi che uscivano dal mio pianoforte quando suonavo queste melodie si diffondevano sotto forma di vibrazioni nell'ambiente e venivano percepite da questi fasmidi come stimolazione, ed ecco che loro incominciavano a dondolare. Nel momento in cui poi io abbandonavo diciamo il pianoforte, quindi smettevo di suonare, loro smettevano di dondolare. Questo è un aneddoto simpatico che però ci fa capire bene che cosa significa allevare animali in ambiente domestico con coscienza e con conoscenza delle loro peculiarità biologiche. Quindi non soltanto noi dobbiamo partire con, diciamo, un bagaglio culturale nei loro confronti, ma sono loro stessi poi a fornirci informazioni e curiosità sulle loro peculiarità. Sostengo sempre, a favore ad esempio dell'acquariofilia, che non esiste per i bambini e per i ragazzi una scuola migliore dell'acquario. Se, diciamo, l'attività dell'acquariofilo è condotta con rispetto delle specie che si vanno ad allevare, non c'è davvero scuola migliore. Pensate che un acquario è in grado di insegnarci nozioni di chimica, di fisica, di biologia, di zoologia, di sistematica e poi che altro ancora, di ecologia, insomma, praticamente tutte le scienze naturali possono essere racchiuse in una vasca di vetro. No, questo è veramente straordinario. Io sono convinto, sono un forte sostenitore dell'idea che ogni classe di qualsiasi scuola italiana dovrebbe ospitare un acquario, proprio perché davvero sono le scienze naturali racchiuse in una scatola di vetro. Ovviamente questo va fatto con un determinato criterio, con conoscenza scientifica e soprattutto trasmettendo alto senso di responsabilità nei confronti degli animali da parte dei bambini. Con queste semplici e molto generali considerazioni io vi saluto, vi auguro davvero di passare una grande giornata dove potete confrontarvi con gli esperti di Viva Scienza, potete confrontarvi
tra di voi e potete approfondire le conoscenze scientifiche degli animali che poi andrete ad allevare. Mi raccomando, dedicatevi alle attività quali la terrariofilia, l'acquariofilia, l'ornitofilia con coscienza, con conoscenza di tutte quelle che sono le esigenze biologiche degli animali che andrete ad allevare, divulgate le vostre esperienze in merito e soprattutto approfondite le conoscenze anche nel campo dell'etologia. Io vi ringrazio ancora tutto lo staff di Viva Scienza per avermi invitato a questo importante evento che purtroppo non posso vivere fisicamente, ma ci sono con questo video e ci sono anche dal punto di vista del sostegno. Io sono disponibile a supportare questa grandiosa attività con tutte le mie forze per quanto concerne le mie capacità e il mio settore. Grazie e ancora a tutti buona giornata.